Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Come vedete abbiamo qui davanti una crostata al cioccolato. Volevo fare questa torta per mio papà e quindi ho pensato, perché non farla insieme a voi? Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare la crostata di cioccolato ci serviranno 300 g di farina, 200 g di cioccolato, 150 g di burro, 100 g di zucchero. Una o due uova a seconda della consistenza dell'impasto, se lo volete più o meno morbido, e aroma di limone. La prima cosa che dobbiamo fare è unire lo zucchero con il burro. Dobbiamo mescolare fino a rendere il composto omogeneo. Poi andiamo ad aggiungere la farina. Poi andiamo ad aggiungere l'aroma al limone. Continuiamo a mescolare. Andiamo ad aggiungere anche l'altro uovo. Questo punto lo lavoriamo a mano. Dobbiamo rendere l'impasto abbastanza compatto in modo che sia poi possibile stenderlo con il mattarello. Quindi continuiamo ad impastarlo a mano. Se è necessario aggiungiamo un pochino di farina in modo che non si attacchi, però direi che in questo caso non è necessario perché è venuto abbastanza morbido e soprattutto non si sta attaccando, quindi va bene senza farina. Adesso che abbiamo ottenuto l'impasto con questa consistenza, andiamo a stendere con il mattarello in modo da fare la base della crostata. Adesso che abbiamo steso la base della crostata, possiamo andarla a mettere nel tegame e poi farcirla. Prendiamo la misura del tegame in questo modo, girandolo sopra alla base in modo da metterlo poi nel tegame senza che sia troppo piccolo o troppo grosso. Quindi andiamo poi a tagliare il bordo. La pasta che avanza la teniamo da parte perché poi l'andremo ad utilizzare per fare la decorazione della crostata. Una volta che avremo messo l'impasto all'interno del tegame, prendiamo una forchetta e andiamo a bucherellare la base. Adesso possiamo farcire la crostata. Questa è una crostata al cioccolato, quindi quello che dobbiamo fare è andare a fondere il cioccolato. Io utilizzo questo tipo di cioccolato e per fonderlo avete due possibilità: o lo mettete ovviamente sul fuoco in un pentolino e aspettate che si sciolga, oppure mettete tutto nel microonde. Io adesso metto tutto nel microonde alla massima potenza per 2 o 3 minuti, poi ovviamente controllate perché ogni microonde poi ha le sue cotture, le sue velocità. Ho lasciato il cioccolato nel microonde per circa 3 minuti e questo è il risultato, si è sciolto molto bene. L'unica cosa, fate attenzione perché a volte succede che il piatto si scaldi, quindi nel mio caso è successo proprio così, si è scaldato, quindi utilizzo una presina e vado a mettere la farcitura all'interno della crostata. Ora che abbiamo messo la cioccolata sulla base, andiamo a stenderla. Andiamo a stenderla in modo uniforme, così. Adesso che l'abbiamo stesa, dobbiamo andare a fare la farcitura. Quindi intanto, per prima cosa, andiamo a piegare il bordo.
in modo che ci sia un po' di bordo. Una volta che avete abbassato il bordo, prendete una forchetta e andate a premere leggermente in modo da dare una piccola decorazione, diciamo. Adesso dobbiamo andare a fare le strisce da mettere sopra alla crostata. Quindi mettiamo da parte il tegame, andiamo a prendere l'impasto che era avanzato prima quando abbiamo tagliato il bordo, prendiamo il mattarello e lo stendiamo. Adesso andiamo a creare delle strisce. Adesso che abbiamo creato le strisce, andiamo a posizionarle sopra alla crostata. Quindi riprendiamo il nostro tegame e andiamo a mettere le strisce sulla crostata. Con la pasta che è avanzata possiamo andare a creare delle piccole palline di pasta frolla fatte in questo modo e le andiamo a mettere intorno al bordo, tanto per non sprecare la pasta, ovviamente questa è una decorazione così. Questo è il risultato finale. Adesso dobbiamo andare a metterla in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Forno statico, mi raccomando, non ventilato. Questo è il risultato finale della crostata, cotto in forno per 30 minuti a 180 gradi in forno statico. Fatemi sapere se proverete a realizzarla e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!